Ben ritrovati alla liturgia del giorno 13 luglio 2020, lunedì, quindicesima settimana del tempo ordinario, e sulla sinistra usiamo il colore verde e queste sono le letture della liturgia della parola di oggi. Con oggi Frenaus pubblica il 300° video della sua storia e quindi un augurio speciale a tutti gli amici che hanno reso possibile questa esperienza. La prima lettura è un classico, e cioè il rimprovero. Ascoltate la parola del Signore, la parola del Signore, capi di Sodoma, ma popolo di Gomorra. Si utilizzano i peccatori, diciamo così, tradizionali, quelli proprio da inferno, per descrivere una situazione che a Dio non sta bene per niente. Quando vi presentate a me, chi richiede da voi questo? Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. E il motivo qual è? Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificate. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Si può rendere culto a Dio non moltiplicando feste, solennità, processioni, tridui e tutto quello che noi possiamo conoscere, ma aprendo la nostra vita alla parola del Signore e ponendo qualcosa che la metta veramente in relazione con il Signore. La ricerca della giustizia. Rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Lo sapete perché è così difficile fare tutto questo? È molto semplice da capire. Perché l'orfano e la vedova non ti potranno rendere nulla perché nulla tengono, ma ti porteranno un sacco di guai. Perché se difenderai gente che nella società non ha nessun significato e non ha nessun rilievo, non aver paura, pesterai i piedi a qualcuno che invece ce l'ha quel rilievo. Vivere secondo la giustizia, allora, può essere anche particolarmente oneroso, mentre è molto più facile adorare un Dio muto, che si accontenta di riti, di pratiche religiose e di offerte, ma che sta là e che non disturba le nostre scelte di vita. Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso per me è un abominio. I novenoni, i sabati, le assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. Su questo, guardate, è come la strada fondamentale, o si prende questa, cioè quella di una vita che si allinea con le richieste di giustizia di Dio, o altrimenti stiamo facendo altro nella vita. Il Salmo 49 è precisamente sulla medesima linea. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina, le mie parole te le getti alle spalle. Ma pensi proprio che io sia ipocrita come te? Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Forse credevi che io fossi come te? Il Vangelo poi, concludendo il secondo grande discorso del Vangelo di Matteo, l'istruzione ai missionari, ci parlerà addirittura del fatto che sono venuto a portare non pace, ma spada. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo insieme. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta.
e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare questa istruzione ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. L'inizio del libro di Isaia affronterà una piaga nella relazione tra Dio e il popolo, il culto falso. C'è un'accurata descrizione dei servizi cultuali, ma che non producono se non l'irritazione di Dio stesso. Eppure non sarebbe difficile, anche degli animali sanno riconoscere chi gli dà il cibo. Israele invece no, non sa riconoscere il suo creatore, dal quale evidentemente dipende. C'è da chiedersi dunque se chi vive così nell'ipocrisia abbia davvero una fede che lo orienta a Dio, oppure attraverso la ritualità, anche solenne, non stia rassicurando se stesso. Lo tiene buono sto Dio. La via d'uscita del profeta è precisa: tornare alla realtà, in essa scoprire l'ingiustizia perpetrata e nascosta ed accettare il percorso, lavarsi dei propri peccati, accogliere cioè un percorso di riparazione consapevole. Fin quando dunque non renderete giustizia ai più deboli, non sarete uomini che vivono per Dio, perché non avrete se non una verità di comodo, quella che vi fa comodo sul momento. Solo rendendo a ciascuno il suo, indipendentemente dagli interessi personali, dimostrerete di prendere sul serio la parola di Dio, e non facendo riti solenni, ma inutili, del tutto inutili. Il Salmo 49, composto quasi tutto da parola di Dio, mette al centro quello che il profeta Isaia ha appena esposto. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici senza numero. Esternamente sei zelante, purtroppo però per vivere secondo la tua giustizia, che non è quella di Dio, e quindi non salva. Il testo del Vangelo di Matteo, che conclude il secondo discorso dell'istruzione ai missionari, declina una verità assoluta. Non si può pensare di servire Dio e non prendere posizione nella vita. Gesù non è venuto a portare questa pace che assomiglia di più al quieto vivere. Se cerchiamo quella, questo tipo di pace, sicuramente ci troveremo male. Sicuramente ci troveremo male, un sacco di guai. Gesù chiede ai suoi annunciatori di portare la verità della sua parola e quindi di non vivere di compromessi. Chi li accoglierà avrà la ricompensa di Dio stesso. Chi accoglierà naturalmente gli annunciatori di Gesù. Portando la parola di Dio nella nostra vita, vedremo sotto i nostri occhi compersi il giudizio dell'Onnipotente, una separazione tra tutto ciò che accoglierà l'annuncio ed il rifiuto totale di chi non lo vorrà ascoltare. Lo vedremo proprio con i nostri occhi. E allora, qual è la virtù che dovremo esercitare di più per essere strumenti nelle mani del Signore? L'obbedienza. Solo se saremo obbedienti rispetto a tutto ciò che ci accadrà, potremo portare una parola che compie un giudizio. Sia fatta la tua volontà, così come preghiamo nella preghiera del Pater. Buon cammino, allora, alla luce di questa parola, una parola impegnativa, ma che chiede di fare pulizia e chiarezza, soprattutto dell'ipocrisia nella nostra vita. Abbiamo concluso anche oggi e io vi auguro una buona giornata.